Salutare e ringraziare gli amici delle forze politiche paolane presenti quest'oggi in sala, gli amici del Partito Democratico, del Partito Socialista Italiano, del PSD, gli amici di Cambia Paola, di Paolo al Centro, dell'IDM e di Paolo Che Vorrei. Vorrei ribadire quello che ho detto durante il mio breve intervento relativamente alla politica locale e comunale, ossia quei consiglieri di maggioranza che da un lato sono portatori e che alzano la mano in ogni intervento deliberativo della giunta e che quindi ancora mantengono in alto la maggioranza comunale di questa amministrazione comunale e che invece da un altro hanno una visuale opposta come quella dell'amministrazione e dell'indirizzo che sta dando questa giunta regionale. Ebbene, io penso che è ora di tagliare la spina. Penso che sia ora di fare delle scelte forti e di farle subito, perché noi di Prospettiva Comune abbiamo sempre pensato di allargare il discorso e di parlare con tutti, nessuno escluso, però i tempi sono maturi. Non è possibile che a breve si approverà anche un altro bilancio, il primo bilancio politico. Non è possibile che ancora si tenga in vita questa amministrazione comunale cercando poi l'occhiolino dall'altra parte per vedere una via di fuga. Non è più possibile. Qui Prospettiva Comune, insieme alle forze di centrosinistra che stasera si sono riunite tutte, nessuna esclusa, stiamo cominciando a creare una alternativa. Quindi è giunto il momento che chi vuole far parte di questa alternativa deve staccare la spina subito. Non c'è un rilancio a Paola delle attività economico-finanziarie, non si parla di commercio, non si parla di turismo, non si parla di nulla. Ma questo perché? Perché abbiamo, dal mio punto di vista, poi potrei essere anche contestato, un'amministrazione chiusa a riccio nelle proprie mura domestiche, parlo del comune di Paola, che non ascolta i cittadini. Prospettiva Comune, oltre ad essere, l'ho detto prima, un movimento politico, è anche un movimento che dà informazioni alla gente. Quindi noi ci poniamo tra la base e le istituzioni regionali. E vogliamo fare una campagna comunicativa rispetto a tutte le iniziative che l'onorevole Guccione, e non solo l'onorevole Guccione, porterà sul territorio calabrese. In effetti Paola, come ho detto prima, vive questo momento di stagnazione perché secondo me
al di là poi delle singole persone che io stimo comunque perché sono amici, Basilio è un carissimo amico, l'assessore Cupello che tra l'altro gli faccio un saluto, lui è una persona diciamo forse tra tutti quelli che si sta un po' più impegnando rispetto all'attuale scenario. Io penso che la colpa sia proprio nelle scelte che l'amministrazione comunale fa nella giunta, cioè la macchina, il motore propulsore di un comune è la giunta. Quando tu arrivi al comune di Paola e non trovi gli assessori all'interno del comune, ritengo che sia fallimentare. E se una giunta non lavora, il sindaco ha la responsabilità politica di rimuoverla. Quindi dal mio punto di vista è l'amministrazione, è la macchina amministrativa che deve carpire i finanziamenti, portarli sul territorio, perché altrimenti le castagne da sole non si cuociono, se non si mettono in pentola e si accende il fuoco. Ecco che cosa sta vivendo Paola. Paola sta vivendo questo dramma di un silenzio, di una sordità totale che in effetti sta avendo delle ripercussioni negative a 360 gradi sui giovani, sui meno giovani, sulle donne, su tutto il tessuto sociale, io lo chiamerei welfare di comunità per intenderci. E poi non si parla poi della sanità. A Paola, io adesso colgo un attimo un'occasione e la chiudiamo qui. Si è fatta questa associazione che ritengo sia molto lodevole, adesso si sta iniziando un po' a sensibilizzare il discorso per quanto riguarda diciamo, i casi di tumore nella nostra comunità. E mi devo permettere di dire una cosa, cioè ne parlano tantissime persone, ma ne parlano persone che tra l'altro ritengo che negli anni abbiano avuto anche una responsabilità di queste cose, persone che hanno avuto ruoli istituzionali importanti e che avevano le fette di mortadella sugli occhi. Noi perché veniamo e giriamo come trottole sui territori? Perché la nostra forza è il rapporto col territorio, a maggior ragione che oggi governiamo. Cioè il nostro metodo di lavoro qual è? Non è che ci chiudiamo nel palazzo e elaboriamo con gli scienziati lo sviluppo della Calabria, o le delibere, le veniamo a concordare con i territori. La nostra forza è il rapporto col territorio, costante, con gli attori dello sviluppo. E quando lo concordiamo con i territori, torniamo in giunta a fare le delibere e in consiglio regionale a fare le leggi. Ma la nostra forza è il rapporto col territorio. Se non c'è il territorio, se non c'è questo rapporto univoco tra chi governa il territorio e chi governa, tutte le cose che si possono decidere in una stanza chiusa, non c'è la stanza dei bottoni là. Se poi queste cose non vivono nel territorio che è fatto dagli attori dello sviluppo, sindacati, commercianti, artigiani, insegnanti e amministrazioni comunali, se poi queste cose non si tramutano in un lavoro costante nel rapporto con questi soggetti, quelle cose rimangono lettera morta. Carlo Buccione, buonasera, assessore al lavoro. Abbiamo ascoltato un intervento lungo, se possiamo dirlo, però pieno di spunti di riflessione. Lei ha parlato anche di un rapporto necessario con le amministrazioni locali. Noi siamo qui oggi a Paola. Che tipo di rapporto intercorre, almeno sul fronte del lavoro, tra il Comune di Paola e la Regione Calabria? Ma io mi sarei aspettato che il Comune di Paola si fosse accreditato per garanzia giovane. Abbiamo inviato un'email a tutti i comuni, molti l'hanno fatto, si sono accreditati, possono diciamo, essere punti di riferimento per i giovani che vogliono utilizzare l'opportunità di garanzia giovani e di fare l'accompagnamento, l'accoglienza e attivare tutte le misure che oggi sono previste. I comuni hanno un ruolo importante in questa fase per il lavoro, ho registrato dei ritardi in alcuni comuni e invece altri si sono impegnati e sono già attivi e hanno cominciato a lavorare concretamente per far incontrare i giovani con le imprese. Paola non l'ha fatto. Come? Paola non l'ha fatto. Ancora mi risulta che Paola non l'abbia fatto. Mi perdoni, la lascio andare. Lei ha parlato anche di importantissime iniziative, di milioni di euro che la Regione Calabria ogni giorno tenta di riuscire a mantenere per poterli investire nella garanzia dei ragazzi e nello sviluppo del loro lavoro.
ha parlato anche però di qualcosa che forse di pregresso condiziona l'azione del governo, ovvero la finanza, la magistratura, sempre presenti anche nel Dipartimento, laddove ci sono situazioni che dovrebbero essere sanate. Ritiene che queste situazioni possano essere messe in pari al più presto? Ma guardi, io ritengo che la magistratura, come sta facendo, faccia fino in fondo il proprio dovere rispetto a pratiche, a iniziative del passato. Ecco, quando dice pratiche, stiamo parlando del modello Reggio per caso? Ma non lo so se è il modello Reggio, però è stato un modo di amministrare un poco, come dire, allegro. E abbiamo dovuto sospendere in autotutela alcuni decreti perché non c'erano copertura finanziaria, per esempio, così come in altre situazioni delicate che sono il mio dipartimento, il direttore generale, intesa con l'assessore, hanno dovuto revocare perché non c'erano le minime prassi, le buone prassi amministrative, non solo la copertura finanziaria ma anche il procedimento amministrativo destava qualche perplessità. Quindi rispetto a questo noi ovviamente questo crea qualche ritardo, però siamo a un buon punto, abbiamo messo in campo 258 milioni di euro con attività e progetti come Garanzia Giovani, Work for to Work, il Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita, che sono già operativi. Abbiamo già avviato le assunzioni di 704 donne sotto i 35 anni, ci sono molti giovani con garanzia che stanno per effettuare i tirocini, alcuni per le assunzioni. Al Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita sono 1.084 le pratiche che sono arrivate dal 2 aprile fino ad oggi, quindi abbiamo iniziato, non sono la soluzione del problema, ma qui a breve metteremo in campo un progetto strategico per il lavoro e la crescita in Calabria prima dell'estate, come abbiamo annunciato con Oliverio, e lo sosterremo con le risorse della nuova programmazione europea. L'amore per questa terra, questa Calabria, io ritengo fondamentale che da parte di tutti quanti noi chiediamo che tutti ci mettano la pace e siano coerenti rispetto a questa cosa. Poi gli elettori sapranno giudicare. Grazie.